Gentili telespettatori, buona giornata. Guardate questo luogo. Qui c'è una sorta di cratere. Qui è già successo che la strada sprofonda. Vedete, sta cedendo in più punti. In alcuni casi questi crateri hanno poi avuto dei diametri di 6-7 metri e una profondità altrettanto grande, 5-6 metri. Alcuni sono stati riparati, questa voragine credo che sia qui da diverso tempo. Guardate, è stato transennato. Transennato, abbiamo anche qui che cos'è questo? Una specie di sedile fatto a tamburo. Non si capisce cosa sia. Vabbè, naturalmente la spazzatura regna sovrana. La spazzatura regna sovrana. È stato tutto divelto. Vediamo che cosa c'è scritto qui davanti. C'è scritto praticamente che con questo cartello starebbero lavorando. Naturalmente lì non mi avvicino perché qui la strada potrebbe sprofondare da un momento all'altro. Questo è stato lasciato così e abbandonato. Vedete, la strada è chiusa. Guardate, è sotto dei condomini, fino lì ci sono le macchine parcheggiate, ma qui potrebbe da un momento all'altro sprofondare tutto. Se vedete lì, proprio all'interno si vede il vuoto, quindi lì è vuoto lì sotto. Chissà per quanto tempo rimarrà ancora così. Questo l'ho scoperto per caso perché stavo cercando altro degrado. Ma andiamo a vedere qui. Vedo lì transennato. Vediamo che cos'è. Perché è transennato? Naturalmente non si sa il motivo. Non si sa il motivo per il quale sia transennato. Io cammino sotto il balcone perché molti, molti edifici cominciano a sbriciolarsi e cadono sulle macchine i pezzi di calcinacci. Quindi camminare lì, più vicini alla strada, è anche un po' pericoloso. Pertanto è meglio camminare sotto i terrazzi. Devo dirvi che mi sono anche decisamente perso, perché stavo cercando un edificio transennato e forse là c'è un edificio transennato perché stanno cadendo i calcinacci e andiamo a vederlo. Finalmente l'ho trovato. Non era proprio questo, però. Vedete quell'edificio alla destra? Quell'edificio alla destra, se guardate, viene giù. Tutti i pezzi di muro vengono giù. Allora hanno dovuto transennare l'edificio. Non si può parcheggiare sotto. Avevo trovato anche un edificio così dove avevano chiuso la strada. Allora, guardate. Ci avviciniamo. Vedete questo edificio? È tutto transennato. Guardate, adesso mi avvicino. Vedete questo edificio? È tutto transennato. Perché? Perché se guardate lassù, l'edificio si sbriciola e cadono le cose in testa alle persone o alle macchine che stanno qui sotto. Perché qui ad Ostia, con la salsedine e il mare,
con la salsedine e il mare cosa succede? Che i ferri si corrodono, si cambiano il loro volume e viene fuori, i calcinacci vengono giù. Se voi guardate, questo edificio abitato è completamente transennato. Vedete, anche le saracinesche sotto sono chiuse. Vedete, vietato l'ingresso ai non addetti, però questo edificio è così da molto e molto tempo. Lo stavo cercando da un po'. Se voi guardate, anche qui sotto l'ingresso del palazzo, non so come fa la gente a entrare, sinceramente. Se guardate, è chiuso proprio anche il marciapiede. Vedete, il marciapiede è chiuso perché là sopra si sta sbriciolando. Ecco, stavo cercando un edificio come questo, ne avevo visto un altro ma non l'ho trovato. Adesso ho trovato questo che è molto simile. Stavo tornando a casa, ho camminato per mezz'ora senza trovare quell'edificio, ma in un colpo solo abbiamo trovato la voragine e abbiamo trovato anche gli edifici transennati, perché si sbriciolano. Ovviamente questi edifici transennati dovrebbero metterli a posto i condomini, ma spesso non hanno i soldi, perché rifare tutta la facciata di un edificio è costosissimo. I condomini non possono, il comune non lo fa, transennano l'edificio e rimane tutto così. Ma se voi guardate anche questo palazzo, vediamo se riesco con lo zoom, se guardate questo palazzo, anche questo, la vedete quell'angolo? Vedete che si sta sbriciolando e cade giù, i pezzi cadono giù e quell'edificio non è transennato. Se guardate anche questo, vedete, sotto i balconi, tutta quella cosa lì cade giù e può andare a colpire macchine e persone che camminano. Per quello che io cammino, guardate, devo camminare sotto i balconi, perché realmente questi edifici si stanno sbriciolando per la salsedine, per la vicinanza al mare. Qui siamo a 300 metri neanche dal mare. Va bene, vi ho raccontato anche questo scorcio di degrado urbano con voragini e edifici che si sbriciolano. E siamo nel municipio numero 10 di Roma, retto dal sindaco che è Gualtieri del Partito Democratico. Qui c'è un mini sindaco, li chiamano mini sindaci, ma in realtà sono dei coordinatori di zona. Qui dipende tutto da Roma, da Gualtieri, che è il sindaco di questo municipio 10, che fa parte della città metropolitana di Roma. Grazie a tutti e arrivederci.